al Caravaggio 39 appena battuto 5-3 dai Piavola, grandissimo grande Galasso, quest'oggi davvero in forma, insomma, trascina di 2 alla vittoria, migliore in campo, protagonista indiscusso di questo match, insomma, tu hai una tripletta, complimenti veramente per il secondo gol, una perla. Com'è andata la partita? Siete passati in svantaggio, in meno, senza portiere, abbiamo iniziato è cambiato tutto. Senza portiere come tutta la partita scorsa, infatti la scorsa abbiamo perso amaramente, però oggi con due innesti, anche il difensore, abbiamo corso di più tutti, ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo recuperato e si è visto il vero spirito. Cos'è che fondamentalmente deve cambiare in questo momento? Deve cambiare un po' di organizzazione, dato che è la seconda partita che giochiamo insieme, non ci conosciamo. Quello principalmente. Ma ci svelerai perché 39 ogni volta? Non lo so nemmeno io. Vabbè, comunque come valuti la tua prestazione? Sei abbastanza in forma, ottima, ottima, ti sei procurato anche qualche fallo tattico, insomma, complimenti veramente. Sì, sì, abbiamo giocato tutti bene però. Va bene, complimenti a 39, grazie. Ti saluto e ricordo anche la penna da Caravaggio. Grazie. Buonasera a Caravaggio, siamo qui con Stanziola, autore di una doppietta. Due gol fondamentali per la vittoria di Night Club per 7-5 contro la squadretta. Tu gol in apertura, tu gol in chiusura, insomma, grande partita la tua. Sì, sì, grande prestazione, ma soprattutto grande prestazione la squadra che, diciamo, la prima partita non abbiamo giocato abbastanza bene e ci siamo subito ripresi dopo la prima sconfitta. Una partita molto maschia la vostra, avete buttato molto sull'agonismo la partita, sì, sì. Gli avversari vostri erano un po' più bravi forse tecnicamente, sì, ma avete buttato meglio. Ah? Tecnicamente erano superiori, però noi, diciamo, riduciamo il gap tecnico, un po' di agonismo e niente. Insomma, si parte da questa vittoria sperando di avere un girone più positivo rispetto al vostro esordio. Sì, sì, no, noi puntiamo alla vittoria finale del torneo. Proprio obiettivo, sì, sì, annunciato. Per forza. Insomma, in bocca al lupo per il proseguo. Appena conclusa la seconda giornata tra SSC Rambo e Codispoti con il risultato di 9-8, qui con noi ci sono due protagonisti della partita, Lorello e Raya. Allora, partiamo da Lorello, primo tempo, diciamo, giocato al di sotto di potenzialità da parte di tutta la squadra, nel secondo col pressing un po' più alto. Sì, con lo spostamento tuo in difesa, veramente si è cambiata completamente la partita. Primo tempo sottotono, dopo di dietro ci siamo interviti. Si è scambiati. Ci siamo scambiati e battistelle, quindi le cose sono andate bene. Diciamo che comunque questa vittoria era fondamentale per il gruppo. Sembrava che dopo la prima giornata chissà cosa fosse successo alla squadra e comunque aveva dato ampie garanzie. Adesso si è adesso vinto, abbiamo messo un po' di coraggio, quindi secondo me questa sarà la volta buona per arrivare fino in punto. Adesso passiamo a Raya. Qui, come al solito, per caso e puntualmente segni. Quando la squadra mi chiama rispondo presente sempre, che è sempre un piacere un giocare. E poi vabbè, oggi il gol della vittoria addirittura, diciamo che veramente l'apoteosi, insomma. Sì, è pervenuto, pervenuto il grande San Vittore. Lo faccio per lei. Quindi diciamo anche per l'onomastico San Vittore, insomma. Come sì, questo la dedico specialmente all'onomastico. Va bene, dai, vi ringrazio l'intervista. Grazie. E da Caravaggio è tutto. Siamo qui con Natale, la partita fra FC Banda e gli Incurabili è finita per 2-0, diciamo due gol molto fortunosi da parte vostra che hanno consolidato una prestazione comunque positiva. Sì, abbiamo giocato, non c'è male, ci abbiamo tenuto fisicamente, però diciamo abbiamo creato poco, quindi due gol sono usciti pure abbastanza. Insomma, tre punti quindi fondamentali, magari c'è da migliorare più in zona offensiva, ecco, qui è arrivato Muto. Abbiamo gravi mancanze oggi, non preso conto della partita pessima dal punto di vista del gioco, non abbiamo costruito, mancava un regista, non avevamo mentalità in campo, dico bene, capito? Avete guadagnato tre punti, però tre punti, abbiamo preso due traverse, vari pali, vari tiri fuori. Quindi un minuto fa io ho chiesto, vuoi venire a fare l'intervista? Non è voluto venire, cioè ora che cosa stai facendo? Il nuovo sponsor, quando lo vesti, questa maglia è qualcosa di più. Una volevamo sponsorizzare la Vertis, baciamo la maglia, SGR, diciamo grazie a Vertis Group, Giurazza, e continueremo a onorarvi così. Grazie allo sponsor. Insomma, a Caravaggio è tutto. Allora,
Allora, buonasera dall'Uniligue Calcio a 5, siamo qui con Gianluca De Biase, oggi migliore in campo nella vittoria per 7-4 del Chelsea ai danni della Cantera. Allora Gianluca, autore di 3 gol, tu oggi diciamo, hai dato un po' la carica, la sveglia ai tuoi nel momento più cruciale, perché comunque siamo sotto, sì, siamo arrivati anche in ritardo e quindi all'inizio è stata abbastanza dura. Siamo sotto, però poi tecnicamente diciamo eravamo superiori e quindi siamo riusciti a vincere. Diciamo che ci sono anche stati degli screzzi in mezzo al campo. Sì, vabbè, la partita... Come l'hai vista da protagonista? Sì, è stata abbastanza nervosa, però l'importante è che siamo riusciti a portare questi 3 punti a casa. 3 punti a casa che con quelli della prima vanno a 6, quindi ufficialmente siete la squadra da battere. Speriamo. Va bene. Paura? diciamo. Va bene, allora io ti faccio i complimenti. Grazie. E in bocca al lupo per le prossime. Vittoria veramente sofferta, nonostante la superiorità numerica, ecco, cosa ci dici a riguardo? Sì, oggi male, dovevamo fare sicuramente di più, giocare più la palla a terra, cercare di essere un attimo più ordinati in una situazione favorevole, avendo l'uomo in più, soprattutto anche perché loro erano anche senza portiere, dovevamo cercare di gestire il pallone piano, a terra, con calma, senza arrabbiarci tra di noi, quindi oggi male sotto questo punto di vista, però poi importante alla fine sono i 3 punti, come arrivano e mo cercheremo di organizzarci meglio per le prossime partite. Parecchio assente questa sera, manca Pachi, manca Fabio Esposito, manca Marco Piergentili, mancava Antonio Canu, sì effettivamente oggi erano anche diversi assenze, abbiamo sopperito con chi poteva. La sensazione di Zeccolini? Sì, che... Zeccolini bene, Lollo Ricci che forse tecnicamente non è a livello forse degli altri, ha giocato anche molto bene, quindi mi è piaciuto molto, sono contento. E... Troppi errori sotto porta. Sì, troppi errori sotto porta e dietro troppo disattenti. E poi un grande Perruto. Esatto, sì, Perruto. Volentieri la rete è stato di Monturi ottimo... e compagni. Sì, è stato un ottimo Perruto. Va bene, mister, complimenti. Grazie. Comunque per la vittoria, hai ragione tu, basta che arriva, comunque i 3 punti sono fondamentali. Vi saluto da Caravaggio e tutti.